Risto Zlatan, avevi detto alzare la coppa da capitano a Piacenza sarebbe stato un sogno. Beh, sembra si sia avverato. Sì, si è avverato, è un sogno perché insomma far parte di tutta la della parabola evolutiva di una società fa piacere. Abbiamo fatto sacrifici sia io che la società, sono molto contento, tornassi indietro rifarei tutto. Ma avete sentito la presenza di un tifoso molto speciale come Bovolente? Ma guarda, se all'inizio della Coppa ce ne accorgevamo, se, eccolo qua. Ecco, l'hai chiamato, ecco la maglia di Vigor, ancora una volta presente su un podio, così come nelle Olimpiadi, in occasione delle Olimpiadi di Londra. Allora, vincere una Coppa senza perdere un set e avere la finale in casa proprio nel giorno dell'anniversario di questa persona speciale, sotto la sua curva, tirare su un trofeo così è... non ho parole per esprimere la gioia, la felicità, l'emozione e insomma la mancanza di questa persona. Sono felice che siamo riusciti, sicuramente ci ha dato una grande mano e basta. Anche perché l'altra Coppa Europea che avevate vinto voi l'aveva alzata proprio Vigor nel 2006 a Palma di Mallorca. La top team, è vero? Quindi è sempre qua, è qua con noi. Quanto vale per me questa Coppa? Vale perché da un po' che non vincevamo niente, magari facevamo delle annate buone, altre annate avevamo delle lacrime di gioia salvandoci al penultimo set dell'ultima partita. Ricominciare a vincere qualcosa, come prima avevi sottolineato tu, insomma, è importante, molto importante per la società, è molto importante per la città, penso, perché è la prima volta in assoluto che ha una finale europea in casa. Sono contento perché in un momento così ci vuole una vittoria per avere lo spunto per l'anno prossimo.